Dalle prime luci del mattino i carabinieri del ROS hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale procura distrettuale a carico di 59 indagati accusati di numerosi reati tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. L'operazione colpisce il clan Puca, Verde e Ranucci operanti a Sant'Antimo e comuni limitrofi. I carabinieri hanno scoperto una fitta rete di collaborazione sia in ambito politico sia imprenditoriale. Fra i nomi di spicco al centro dell'indagine ci sono anche tre fratelli del senatore di Forza Italia Luigi Cesaro. I domiciliari sono stati applicati a Daniello e Raffaele, oltre a un terzo fratello, patron del centro Igea di Sant'Antimo. Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per il valore di 80 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso dell'incontro con i giornalisti che si terrà alle ore 11 presso la Procura della Repubblica di Napoli, al quale parteciperanno i procuratori di Napoli, il dottor Giovanni Melillo e il comandante del ROS, il generale di divisione Pasquale Angelo Santo.